Ok, iniziate a registrare. Ci siamo in diretta. Tanto ammetto tutti quanti che sono nella sala d'attesa. Ok, perfetto. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Oggi serata di Sanremo e noi siamo qui su Facebook in diretta. Io sono Claudia Corbari, sono una psicologa, una psicoterapeuta. È autrice del libro Uomini vittime di violenza, cosa ne pensano i giovani? Ho curato un po' tutto, ho tirato un po' le fila di questo testo. Stasera questa diretta in realtà è per affrontare un po' quella che è la tematica sempre delicata della violenza sugli uomini. Oggi ci chiediamo: ma effettivamente è possibile parlarne di violenza sugli uomini? Questa è la domanda fatidica, nel senso che ormai da un po' di tempo ce lo chiediamo, è difficile, abbiamo capito che è molto difficile parlarne, è difficile, è un po' un campo minato, ma diciamo stiamo cercando un po' con queste dirette di sensibilizzare e di affermare che questo fenomeno esiste, perché esiste, e la richiesta è arrivata proprio dai ragazzi, dai giovani. Io adesso passo la parola a Martina Campisi, altra autrice del testo, ci presentiamo. Buonasera a tutti, sono Martina Campisi, educatrice e pedagogista. Mi occupo della progettazione e dell'attivazione di attività educative rivolte allo sviluppo, al recupero, al miglioramento delle funzioni, delle competenze emotive, ma anche relazionali e cognitive della persona, diciamo, nel corso della vita, quindi di bambini, adolescenti, famiglie e quindi anche adulti. E appunto questa sera volevo parlarvi di come i mass media influiscono sulla richiesta di aiuto per quanto riguarda appunto la violenza sugli uomini e anche diciamo tutto ciò che si può fare dal punto di vista educativo e pedagogico per cercare appunto di combattere la violenza in ogni sua forma. Glenda, abbiamo come ospite, e sono molto felice di questo, Glenda Mancini. È stato, diciamo, ho visto che tempo fa, quando abbiamo fatto la presentazione del nostro testo, sempre in modalità online causa Covid, ho visto che Glenda aveva condiviso la nostra presentazione. Ovviamente, appena mi sono accorta di questo, immediatamente ho scelto di contattare Glenda, per cui chiedo di presentarsi. Allora, anzitutto ti ringrazio per avermi invitata. E, appunto, mi chiamo Glenda Mancini, sono una criminologa, nella vita svolgo la professione dell'investigatore privato e circa 8 anni fa, in occasione della mia tesi di laurea, mi incuriosii proprio da alcuni studi, per lo più inglesi e americani, nella quale appunto si raccontava di una violenza agita da parte delle donne sugli uomini e ho deciso di approfondire la ricerca. Mi ha molto incuriosito proprio il vostro studio perché si riferisce ai giovani, sono proprio i giovani appunto che hanno mostrato l'interesse e quindi evidentemente è cambiata anche la maniera di percepirsi, cioè di percepire proprio la figura dell'uomo, perché evidentemente ci si rende conto che la donna non è più solo la figura angelica, ma è capace appunto di produrre e generare violenza. Sì, questa è
Io devo dire che forse è un grande punto di forza oggi e sono molto felice che questa domanda sia proprio arrivata dai giovani. Volevo a proposito fare un po' un excursus perché poi con Glenda noi abbiamo avuto modo di confrontarci su queste due ricerche ed era molto interessante anche questo confronto che oggi volevamo poi condividere con voi. Prima di tutto io vorrei proprio fare un excursus e raccontare un po' come è nato questo progetto. So che nelle precedenti dirette un po' è stato accennato. Io sono stata la persona coinvolta proprio personalmente all'interno delle scuole. Tutto nasce non tanto su una ricerca sulla violenza sugli uomini, ma forse paradossalmente da un altro testo che è stato pubblicato nel 2017, completamente diverso da quest'ultimo, che era un libro in cui io mi sono occupata un po' della tematica della violenza sulle donne, peraltro con un critico d'arte, coinvolgendo degli artisti che molto carinamente hanno collaborato in maniera proprio attiva, andando insieme a me nelle scuole. In particolare tutto quanto è nato all'interno di un istituto che si chiama Scione, una scuola di Palermo, una scuola superiore. Lì siamo andate insieme alle artiste, siamo andate a parlare di violenza sulle donne, sia nelle singole aule, sia proprio in un contesto di seminario, quindi in aula magna, e chiedevamo un po' ai ragazzi di poter osservare le opere d'arte direttamente, chiedevamo quali fossero un po' le emozioni provate. Da tutto questo sono ovviamente scaturite tantissime, tantissime domande da parte dei giovani, un grandissimo interesse sia per l'arte, per il mondo dell'arte, sia per proprio la dimensione emotiva che un po' stavamo mettendo al centro. Nel frattempo io metto persone, quindi se mi vedete è perché qualcuno chiede di accedere. E quindi sono sorti un sacco di domande, un sacco di richieste, finché poi un ragazzo giustamente ha alzato la mano e ha detto: scusate, ma io non capisco perché noi a scuola ci dobbiamo occupare solo di violenza sulle donne, cioè giusto occuparsi di violenza sulle donne, però cioè, perché soltanto di questo? Come se non esistesse in realtà un altro fenomeno, quello della violenza sugli uomini. Fino a quel momento io ero andata in tantissimi convegni, tantissime scuole, insomma, in tantissimi posti a parlare di violenza sulle donne, però effettivamente questo ragazzo un po' mi ha aperto gli occhi, mi sono detta: ma è vero, non se ne parla, perché non se ne parla? Da lì è nata un po' con l'associazione Genos, quindi insieme alle colleghe, l'idea di mettere a punto un questionario perché, dico anche la verità, non sapevamo da dove partire. Perché non c'è tantissima letteratura? È uno dei libri che è quello scritto da Glenda, la ricerca che ha creato Glenda. Poi man mano abbiamo scoperto che esistono alcuni contesti che si occupano di questo, però all'inizio io ricordo che insieme alla dottoressa De Tullio, che è un'altra autrice del testo, ci mettevamo su internet, cercavamo violenza sugli uomini e trovavamo uomini maltrattanti. C'è una Sì. grande fatica, una grande fatica. Da lì abbiamo somministrato questo questionario ed è nato quello che penso che sia un grande progetto che stiamo cercando di portare avanti perché c'è tanto impegno da parte anche delle scuole, quindi sentiamo anche la responsabilità. Quindi se ne può parlare, Martina. Se ne può parlare. Allora, diciamo che appunto come dicevi tu prima, in Italia sono ancora poche le ricerche sulla violenza degli uomini, quindi diciamo che la difficoltà è proprio deriva anche da questo, eppure sono tanti gli episodi di violenza, sia fisica, ma quando si parla di violenza agita dalle donne sugli uomini è più spesso psicologica. E poi anche quella violenza di cui si parla negli ultimi anni, che è quella economica.
E quindi diciamo che l'uomo ha difficoltà anche a riconoscere questo tipo di violenza proprio perché è diversa. Per esempio il partner viene spesso appunto denigrato per il suo diciamo per un impiego poco remunerato, oppure viene appunto denigrato per una modesta vita consentita al partner. Quindi c'è anche proprio questa difficoltà a riconoscere la violenza proprio perché è diversa. Vengono fatte anche critiche per difetti fisici, ma diciamo la più diffusa è quella, è la minaccia di ostacolare i contatti con i figli. Quindi anche questo tipo di violenza non è da sottovalutare. E quindi gli uomini maltrattati comunque non hanno lo stesso spazio mediatico, sicuramente questo è un dato di fatto, anche perché appunto le stesse vittime fanno fatica a parlarne, appunto a denunciare per vergogna, per diciamo quello stereotipo dell'uomo forte, senza debolezze, che quindi non ha bisogno di chiedere, non ha bisogno di aiuto e di chiedere aiuto. E quindi allo stesso modo ci sono anche pochi centri di antiviolenza a cui rivolgersi in Italia, e spesso appunto fanno fatica ad essere creduti perché appunto l'uomo viene additato sempre come carnefice. Quindi alla domanda è possibile parlarne? Sicuramente la risposta è proprio questa, cioè nel nostro paese c'è una forte resistenza a parlarne, che è soprattutto di ragione culturale, fondamentalmente appunto culturale, perché non è possibile pensare che la donna possa esercitare questa violenza sull'uomo o che appunto che l'uomo possa subirla. Quindi la figura della donna violenta esce, diciamo, fuori dagli stereotipi comuni. Per cui la risposta, secondo me, è proprio questa. Glenda, poc'anzi diceva, è cambiata un po' la percezione, forse. Faceva questa osservazione rispetto alla ricerca che invece è stata fatta 8 anni fa, quindi 8 anni sembrano pochi, ma in realtà sono lunghissimi e possono cambiare tante cose. Glenda? Sì, sicuramente c'è più consapevolezza, e questo mi fa piacere perché almeno vuol dire che quello che abbiamo tentato di fare, tutte le persone che si sono occupate di questo aspetto, insomma, è servito a qualcosa, piano piano, da qualche parte, insomma, siamo arrivati. E poi un'altra cosa che vorrei precisare è che oggi, quantomeno a livello accademico, per fortuna direi, si dà per scontato che sia le donne che gli uomini siano in grado di commettere violenza all'interno di una dinamica di coppia, quindi di violenza intima, chiamiamola così. Quello sulla quale si discute più che altro è la simmetria o meno di questo tipo di violenza, ovvero secondo le teorie femministe e quindi il paradigma femminista, la violenza di genere è quasi un argomento sessuato, nel senso che fondamentalmente l'unica vittima è la donna e di conseguenza l'unico autore è l'uomo. E c'è da dire che spesso questo tipo di studio viene svolto su un campione di coppie cliniche, ovvero dove uno dei due partner comunque si è rivolto o a centri antiviolenza o è ricorso a cure mediche, cosa che non avviene invece proprio con gli studi che vengono definiti gender symmetry, il mio inglese non è perfetto, scusate se la pronuncia non è perfetta, che invece prendono in analisi coppie, definiamole così, neutre. E si è notato in particolar modo che innanzitutto la violenza bidirezionale presenta i tassi più alti, ovvero che vuol dire che la più diffusa è quella violenza che io definirei più conflitto, nella quale entrambi i partner agiscono violentemente l'uno contro l'altro, fondamentalmente una volta l'uno, una volta l'altro, ma entrambi. Mentre quella unidirezionale, quindi dove solo un partner fa le violenze sull'altro, presenta comunque percentuali simili sia per quanto riguarda l'uomo che per quanto riguarda la donna. Quindi è qui principalmente che nasce la discussione.
sull'allontanarci da una visione un po' appunto sessuata del concetto di violenza di genere. Sì, è un argomento anche questo molto spinoso. C'è anche una grandissima influenza culturale ovviamente di tutto questo. Sicuramente quando andavo, ancora mi succedeva prima del Covid, di parlare di violenza sulle donne, mi capitava di confrontarmi con delle donne, ma in realtà mi è successo anche con degli uomini, quindi questo mi ha fatto anche pensare, no? Che avessero un po' questo tipo di pensiero, cioè sono solo gli uomini che possono agire violenza nei confronti delle donne. In realtà poi noi sappiamo, attraverso proprio l'esperienza clinica, e questo quindi tiro fuori quella che è poi la professione, no? che io come altre colleghe che hanno scritto il testo svolgiamo giornalmente, quotidianamente con le famiglie e con le coppie, che c'è una circolarità della violenza, soprattutto nella coppia, perché poi penso che bisogna fare anche molta attenzione a distinguere tra la violenza subita da una persona estranea mentre sto passeggiando in giro per la città, e invece quella che è la violenza all'interno delle relazioni. Rispetto alle relazioni di coppia, anche qui bisogna considerare un po' quella che è la dinamica, quella che noi definiamo la dinamica di coppia, perché c'è sempre una circolarità, difficilmente a senso unico. E infatti poi quando in ambito clinico ci ritroviamo effettivamente con le coppie, questo lo notiamo, cioè molto spesso entrambi i partner sanno un po' qual è la dinamica della violenza, sanno un po' cosa aspettarsi paradossalmente, conoscono la mossa successiva. Conoscono la mossa successiva e partecipano a questa dinamica, pur sapendo che è una dinamica assolutamente disfunzionale. Quindi questo è un grandissimo capitolo, ed è in realtà io faccio continuamente uno sforzo immane, specialmente con i ragazzi, per cercare di far passare il messaggio che non è l'uomo cattivo o la donna cattiva, ma parliamo molto spesso, specialmente nelle relazioni, di una dinamica di coppia, perché il rischio, che è a mio avviso gravissimo, è di far passare il messaggio che l'uomo è cattivo in quanto uomo. Mm-hmm. E siccome specialmente gli adolescenti sono in una fase in cui iniziano le relazioni di coppia, devono un po' essere sensibilizzati a saper scegliere, non tanto pensando che l'uomo o la donna siano cattivi in quanto il sesso è quello e quindi sono cattivi di per sé, ma poter scegliere la relazione più adatta a loro e poter scegliere relazioni sane, che è completamente diverso, e forse anche, insomma, si dà un messaggio differente anche a questi ragazzi. Una cosa che vorrei aggiungere è che una delle poche differenze tra uomini e donne ricollegabili, diciamo, a una questione di genere, che è stata evidenziata nelle ricerche, è che l'uomo, quando agisce violenza di tipo fisico, è in grado di come posso dire, ferire più gravemente, in maniera più grave, la vittima, o addirittura portarla alla morte. Diciamo, è più probabile che ci sia quindi una ferita di tipo letale, ecco, rispetto a quando la violenza fisica invece viene messa in atto appunto dalle donne. Però non si ritiene che questo sia sufficiente appunto per definire questo tipo di violenza appunto ricollegabile solo a una questione appunto di genere.
Non so se sono stata capace di spiegarmi. Sì, ma credo che dipenda molto da quello che ha detto Martina poco fa, cioè il fatto che noi donne siamo più brave ad agire violenza di tipo psicologico. Ah, non siamo meno aggressive, lo siamo ma in forma diversa, questo esatto. È esatto quello che volevo dire. E purtroppo, diciamo a partire dagli anni 70, comunque il concetto di violenza domestica è stata strettamente correlata a una concezione di danno subito da violenza fisica, e ovviamente lì la donna ha una posizione più svantaggiata sulle conseguenze del danno fisico. Ecco perché secondo me nasce anche questo tipo di fraintendimento, diciamo. Sul riconoscimento poi effettivamente del danno, che ovviamente la violenza psicologica è molto più difficile da dimostrare in un tribunale, mentre quella fisica è molto più visibile in qualche modo. Sì. E non per questo più grave, ovviamente. Assolutamente, e peraltro come dire, spesso la violenza psicologica viene perpetrata anche solo con delle parole, dette quotidianamente, ma sono parole di violenza, come la svalutazione, no? Ci sono tanti aspetti della violenza psicologica che spesso la persona stessa fa fatica a riconoscere di essere vittima. Se poi la vittima è l'uomo, culturalmente è ancora più difficile poter dire sono vittima di violenza. Anche perché non c'è nessuno che lo dice, non ci sono strutture che, insomma, di aiuto, non ci sono campagne di sensibilizzazione, e non è automatico che un uomo pensi di essere vittima di una donna, assolutamente no. Cioè... No, assolutamente. Se ne parla poco. Sì. Io volevo condividere con voi qualche immagine, qualche slide che in realtà ha a che fare proprio con la ricerca, alcune domande che noi abbiamo inserito all'interno del questionario. Andiamo un attimo. Okay. Allora, le vedete? Mi date un feedback? Sì. Sì, ok. Allora, noi abbiamo condotto questa ricerca all'interno di 3 scuole superiori, 3 scuole diverse, un istituto tecnico, un liceo scientifico e un socio-psicopedagogico. In totale il campione era di 430 ragazzi, quindi insomma qualche questionario l'abbiamo somministrato. L'età era compresa tra i 13 e i 20 anni, quindi abbiamo detto a scuola... Fatelo compilare, tutte le classi, dal primo anno all'ultimo anno, con un 56% di femmine e 43% di maschi. Se ne può parlare? Adesso la domanda sorge un po' così. Hai mai sentito parlare di violenza sugli uomini? Perché di violenza sulle donne ne avevano sentito parlare tutti, questo era chiaro, anche perché ci sono moltissimi progetti a scuola. Diciamo che, come vedete, il colore blu è sì, ne abbiamo sentito parlare effettivamente, però c'è un bel 36% di ragazzi che dicono no, non ne ho mai sentito parlare, che non è poco il 36%. Quindi questo ci dà l'idea che effettivamente, come dicevamo poc'anzi, questo fenomeno non ha tantissima visibilità. È difficile parlarne. Poco fa ho letto una provocazione scritta su Facebook, proprio scritta domanda provocatoria, perché è un campo minato? È un campo minato perché quello che abbiamo notato è, confrontandoci con diversi anche professionisti, che come se parlare di violenza sugli uomini fosse automaticamente sminuire la violenza sulle donne. Non è così, ed è anche per questo che ci teniamo tanto tutte le volte a contestualizzare da dov'è che nasce questo progetto, perché assolutamente il fenomeno della violenza sulle donne è un fenomeno importante, bisogna parlarne, bisogna portare avanti tutte le campagne di sensibilizzazione. Ci piacerebbe che accanto a queste campagne ce ne fossero anche altre, per poter parlare di un fenomeno che c'è, che esiste e che però ha meno visibilità e che e quindi anche evidentemente... le informazioni, che è molto importante. Come, Glenda?
Dico che ha anche la cosa più importante, soprattutto che ha la stessa motivazione, cioè nel senso è sempre una questione di controllo e di potere, per questo non la si può, cioè diciamo c'è difficoltà a ritenerla effettivamente una questione di genere esclusivamente legate alla responsabilità del maschio, per questo, perché comunque le motivazioni sono identiche e quindi il paradigma femminista presenta delle lacune. Sì. Assolutamente, sì, concordo, no. Concordo. Un'altra domanda era, pensi che la società dia la giusta rilevanza a questo fenomeno? Cioè, guardate la risposta, l'arancione è il no. Quindi, anche qui, volevo condividere con voi questi grafici, perché cioè, parliamo di un campione di più di 400 ragazzi, e quindi dai ragazzi arriva un messaggio chiaro, oltre alla richiesta di parlarne, ma arriva anche un messaggio chiaro, cioè non se ne parla, non la società non dà la giusta rilevanza a questo fenomeno. E poi l'ultima che volevo condividere con voi è, secondo te giornali, TV, internet influiscono nella richiesta di aiuto o meno da parte degli uomini maltrattati? Cioè un uomo maltrattato viene influenzato dal fatto che i giornali, la TV e internet evidentemente non danno la giusta rilevanza a questo fenomeno, riprendendo la domanda di prima? Qualcuno dice sì, qualcuno dice no. Qui c'è un po' di, come dire, quasi una suddivisione del nostro campione, no? Allora, Martina ha affrontato un po' questa tematica all'interno del libro, no? Del giornali, TV, internet, cioè se ne può parlare, c'è una influiscono su questa richiesta di aiuto? Sì, diciamo che appunto il fatto che i media, la TV, i giornali, internet non ne parlino, sicuramente questo va a influire sulla richiesta, perché appunto dal momento in cui non se ne parla, la persona magari non fa fatica appunto a riconoscere questo tipo di violenza, non se ne parla, per cui è un cane che si morde la coda, insomma, da questo circolo non si riesce ad uscire. Posso aggiungere una cosa? Certo. Che non solo non se ne parla, e quando se ne parla lo si fa sempre in maniera un po' scherzosa, un po' fa ridere, no? L'uomo maltrattato, l'uomo picchiato dalla parte di una donna. E questo ovviamente lo complica ancora di più per l'uomo la possibilità di dire ehi, attenzione, sono vittima di una donna, perché si sente in qualche modo mortificato nella sua virilità, se questo è il modo di trattare l'argomento. Esatto. E questo è un altro punto importante in realtà, perché vuol dire sminuire un fenomeno e vuol dire soprattutto, io parlo di fenomeno, ma mi piace di più parlare proprio di persone. Significa sminuire una sofferenza, significa sminuire una difficoltà e non prenderla in carico. Significa questo poi, in fin dei conti. E io mi chiedo, quando questo ragazzo a scuola ha alzato la mano per chiedere ma perché non se ne parla, io da 2 anni non gliel'ho chiesto, perché non era il mio lavoro lì, non era il mio compito quello in quel momento, però me lo sono chiesto, è dal 2018 che io mi chiedo ma questo ragazzo perché ha fatto questa domanda, come mai, pura curiosità, ha vissuto qualcosa, ha visto qualcosa, ha un'esperienza diretta, indiretta? Me lo sono chiesta, perché evidentemente, voglio dire, ho un illuminato, un adolescente illuminato, oppure non lo so. Vabbè, sì. Io ho avuto la fortuna di leggere il vostro lavoro, insomma, devo dire che anche nelle risposte che ho visto in alcune valutazioni di alcuni ragazzi, no, che sono riportate... comunque sì, sicuramente sono ragazzi illuminati, cioè hanno una sensibilità che io non ho riscontrato 8 anni fa. Infatti questo volevo... Perché il mio range era molto più ampio, si va fino oltre i 50 anni e addirittura mi hanno anche riso in faccia a volte, cioè quindi sì. Cioè?
Raccontaci un po' di questa esperienza della tua ricerca anche. Nel senso che quando mi relazionavo appunto con gli uomini per capire, quindi ho anche parlato proprio vis-à-vis con alcune persone chiedendo appunto se secondo loro era possibile per un uomo essere vittima di violenza da parte di una donna, molti mi hanno riso in faccia, evidentemente perché solo il fatto di chiederlo già in qualche modo li stavo, diciamo, togliendo qualcosa alla loro appunto virilità, non lo so, perché d'altronde non è una cosa alla quale si pensa. Caspita, quindi è cambiata proprio questa percezione in questi 8 anni? È cambiata, ma perché secondo me è cambiato anche il ruolo della donna, quindi i ruoli di genere fondamentalmente, e non è un caso che Archer, mi sembra, lo affermi poi nelle sue ricerche, che la violenza delle donne è tanto più alta quanto più è sviluppata l'emancipazione femminile. E anche questa è una bella affermazione. Sì, vabbè, ma secondo me è sempre dovuto a un fatto di occasioni e possibilità. E questo vale in tutti i settori, in tutti i campi, no? Sì. Anche questo, anche nella delinquenza, nella violenza. Sì, assolutamente. Pensavo anche a delle esperienze cliniche in cui in realtà, perché ci sono poi tante situazioni, no? Poi noi le incontriamo in stanza di terapia, effettivamente. In realtà in stanza di terapia poi ci si confronta, ritornando un po' alla questione delle coppie, di chi è vittima e chi è carnefice, ci si confronta con le donne vittime, ci si confronta con gli uomini che sono vittime, perché succede anche questo, ma ci si confronta anche con delle coppie che agiscono violenza da entrambe le parti, sia l'uomo che la donna, costantemente, ritornando un po' alla, no, alla dinamica relazionale tra i partner. Quindi anche lì poi ci sono le situazioni. Poi una cosa che un altro aspetto secondo me molto, molto importante è che ad oggi si nota anche una differenza proprio nella partecipazione attiva dell'uomo nei processi di cura, nel senso che spesso le telefonate di richiesta di aiuto per la famiglia arrivano dagli uomini, mi è capitato più volte. E questa cosa a volte può anche stupire, perché purtroppo gli uomini sono stati per lungo tempo a volte non presi molto in considerazione anche nei processi di cura. Anche questo bisogna dirlo, cioè, nella richiesta di aiuto, no? Nella richiesta di aiuto, se non sono i professionisti in prima linea a includere l'uomo nel processo di cura familiare, diventa un problema. Come fa l'uomo a chiedere aiuto? No? Ritornando alla domanda invece del tutto questo influisce sulla richiesta di aiuto, beh, io penso proprio di sì, se ce ne dimentichiamo noi, e allora diventa ancora più difficile poter chiedere il supporto. Un'altra cosa molto triste, per esempio, è che veramente forse siamo rimasti l'unico paese occidentale sviluppato, diciamo, che non ha nessun tipo di misura di protezione appunto per gli uomini, cioè né come centri di ascolto, a meno che non, io dico statali, nel senso che comunque abbiano finanziamenti pubblici, o anche centri per donne maltrattanti, che a loro volta insomma vengono lasciate da sole, cose che in altri posti esistono, cioè non è che sono cose fantasiose, inventate, no? Paradossali da chiedere. Soprattutto se appuriamo che effettivamente la violenza, l'uomo è principalmente vittima di violenza psicologica all'interno delle dinamiche di coppia, beh, quantomeno almeno garantiamogli questo tipo di assistenza. Sì, che stai aprendo tu un'altra bella sfera, bella per così dire, che è quella dei centri per persone maltrattanti, che sì. Anche questa, cioè i centri per uomini maltrattanti, per donne io non ne ho sentito mai parlare, forse è una mia ignoranza, sono ignorante in materia. Negli Stati Uniti. Ah, ok, per donne non ne ho mai sentito parlare. Per uomini, centri per uomini maltrattanti ad oggi esistono, ma so comunque da poco tempo, non da tantissimi anni. Quindi anche questo, ecco, questo è un altro messaggio secondo me importante,
Oggi noi abbiamo parlato di uomini vittime, ma parlando di non di uomini, ma di persone maltrattanti, sono persone che hanno bisogno anche queste di un supporto, di un aiuto. Perché anche lì bisogna un po' capire, entrare nella psicologia di queste persone e capire perché si agisce violenza e quindi in che modo aiutare queste persone. Specialmente poi, apro e chiudo questa parentesi perché entriamo in un veramente in un labirinto e ci sarebbe da stare qui ore, specialmente se poi parliamo di genitori, che quindi hanno diciamo dei figli che probabilmente vorranno mantenere un rapporto con questi genitori. Quindi anche lì è un altro bel difficile capitolo da affrontare. Sì, siamo molto indietro comunque, anche se pensi al fatto che non esiste nessun tipo di indagine a livello, insomma, istituzionale su questo tema, qui proprio c'è molto da fare. Molto, sì. Molto, sì. Martina poi si è occupata di tutta la parte educativa, perché Martina è una pedagogista, quindi diciamo la sua sfera poi è questa. In questo libro siamo quasi tutte psicologhe e psicoterapeute, e tra l'altro intento familiare, ci occupiamo tanto di coppie, di famiglie, poi abbiamo l'avvocato e poi abbiamo Martina che è una pedagogista e quindi ha un'altra visione un po' delle cose, ci dà degli spunti diversi che arricchiscono. Marti, la parte educativa. Sì, infatti anche ricollegandomi a quello che diceva Glenda, anche alla ricerca che lei appunto fece qualche anno fa, quello che è cambiato in tutti questi anni sicuramente è in meglio. È proprio l'attenzione che viene data, per esempio, appunto a livello educativo all'interno delle scuole alla lotta contro la violenza. Quindi prima, diciamo, non c'era questa attenzione, mentre invece adesso negli ultimi anni ci sono molti, molti progetti che sono proprio che hanno come obiettivo proprio l'educazione alla non violenza, proprio perché si riesce appunto a capire quanto sia importante l'intervento proprio cioè intervenire proprio dalla prima infanzia, e quindi sia a casa che in famiglia c'è questa, viene data importanza proprio all'educazione al rispetto reciproco, a prescindere dal genere. Quindi secondo me proprio affinché si possa cercare di diciamo evitare di parlare soltanto di violenza sulle donne, è più importante, diciamo, dare spazio proprio al rispetto reciproco, quindi alla non violenza, al rispetto a prescindere dal genere. E quindi vanno educati già da piccoli alla condivisione, all'abitudine proprio all'ascolto partecipe, all'empatia, soprattutto appunto l'empatia dovrebbe essere dato molto spazio allo sviluppo dell'empatia, che appunto secondo me può salvarci dalla violenza di questi anni. E quindi appunto la prevenzione secondo me appunto deve articolarsi in percorsi educativi che sono appunto volti all'esplorazione ma anche alla messa in discussione degli stereotipi di genere, e quindi dove comunque è importante comunque coinvolgere le famiglie in questa sensibilizzazione, proprio perché affinché ci sia un lavoro parallelo a casa, quindi in famiglia e a scuola nel contesto scolastico. E quindi appunto come dicevo prima, appunto, credo sia necessario dare spazio appunto all'empatia, cercare sempre di mettersi nei panni dell'altro, perché questo appunto ci permette di gestire in qualche modo le situazioni conflittuali in modo diverso, di gestire appunto l'aggressività, e ci permette di capire che l'altro non deve essere considerato un nemico perché la pensa diversamente da noi, ma appunto considerare anche la prospettiva diversa dell'altro. E questo ci permette di abbattere appunto pregiudizi, gli stereotipi, e di comunque saper gestire anche delle relazioni da adulti che possono essere appunto distorte. E quindi appunto dall'altra parte, diciamo, l'altra faccia, diciamo, della medaglia è proprio
è proprio appunto la lotta all'analfabetismo emotivo, perché secondo me appunto la persona violenta è quello che viene appunto considerato un analfabeta emotivo, e quindi è molto importante cercare di lottare appunto contro questa difficoltà appunto a non riconoscere le proprie emozioni, le emozioni dell'altro, perché proprio questo non ci permette di sintonizzarci positivamente con l'altro. Quindi, per esempio, anche nel contesto scolastico si potrebbe pensare a dei giochi di ruolo, a delle drammatizzazioni, proprio che rendano i giovani appunto protagonisti di determinati scenari, di determinate appunto situazioni in cui possono partecipare attivamente e comprendere appunto altre prospettive, diciamo, il pensiero dell'altro, e questo permette appunto di uscire dal proprio punto di vista. Sì, grazie Martina. Pensavo un po' alle esperienze dell'arte, no? Delle artiste, per come è nato questo progetto, poi in maniera che forse per poter condividere giustamente, per poter sviluppare l'empatia, devo intanto cominciare a mettermi in contatto con le mie emozioni. Allora, ci sono degli strumenti e sicuramente l'arte è un grandissimo aiuto in questo, no? Da portare anche a scuola. Che mi possono permettere insieme anche ai miei compagni di mettervi in contatto con le emozioni. Questo è un lavoro sicuramente delicato. È un lavoro delicato, delicato perché poi durante questi progetti emergono tante emozioni diverse, emergono dei vissuti da parte dei ragazzi che bisogna sapere riuscire a contenere, e questo quindi non è il compito, diciamo, non è competenza dell'insegnante, per cui è necessario, ecco, ritorno un po' sull'importanza anche di questi progetti all'interno delle scuole da parte di professionisti che sappiano anche contenere tutto questo. Rispetto proprio al discorso che facevi tu sul lavoro nelle scuole, ritornando un po' indietro nel tempo di qualche anno, il progetto che ho fatto all'interno delle scuole sulla violenza sulle donne ha portato alcune ragazze a chiedere aiuto ai professori. E questa è stata una cosa. C'è stata io ogni volta che ripercorro questi vissuti mi vengono i brividi, perché dico, se siamo stati in grado di aiutare questi ragazzi che poi hanno chiesto aiuto ai professori, abbiamo attivato qualcosa, evidentemente. Loro hanno chiesto aiuto ai professori, professori veramente in gamba, perché siamo stati fortunati. I professori poi hanno indirizzato i ragazzi, hanno contattato le famiglie, cioè si è attivato un processo. Questo è stato possibile grazie un po' a quello che dici tu, Martina, rispetto proprio al lavoro sull'alfabetizzazione emotiva. È stato possibile. Sarebbe molto bello riuscire a fare questo anche con un progetto che riguarda la violenza sugli uomini, no? Sarebbe bello riuscire anche ad introdurre nelle scuole, un po' ci abbiamo provato con questi questionari e continueremo. A introdurre questo aspetto, questa forma di violenza di cui non si parla, e quindi riuscire proprio a parlarne. Io non oso immaginare cosa ci sarà nelle scuole, nel senso che se questi ragazzi hanno risposto così ad un semplice questionario, che era proprio basico, semplice, immagino coinvolgendoli direttamente, parlando con loro, che cosa potrà venire fuori. I giovani sono una grandissima risorsa poi. E poi voglio dire, anche continuare a parlare sempre della donna solo come vittima e quindi far passare il concetto subliminale che l'uomo è sempre il carnefice, subliminale neanche troppo, pensate quanto poi in realtà non fa altro che ancorarsi agli stereotipi questo tipo di ragionamento, cioè invece di andare avanti, in realtà lo si rafforza, secondo me. Sì, lo si rafforza, e si rafforza anche l'idea che la donna è solo vittima. Cioè, Sì. quindi entrambe proprio si rafforzano questi due stereotipi che creano poi tutta una serie di pregiudizi e tutto,
Che formano poi comunque, in un discorso più generale, anche a continuare a sottostimare la violenza femminile. Tutto poi collegato. È tutto molto... Sappiamo che, infatti, ritorno alla provocazione che è stata fatta su Facebook, è un campo minato, è difficile parlarne, sì, è difficile parlarne, è stato difficile scrivere anche questo testo, perché abbiamo cercato... io personalmente, quando abbiamo iniziato a scrivere questo testo, ho detto ok ragazze, cerchiamo delle collaborazioni, cerchiamo di coinvolgere altre persone che si occupano di questo, o comunque persone che se ne vogliono occupare. E abbiamo fatto tutta una ricerca, ho parlato al telefono per delle ore con diverse associazioni e poi però mi sono spesso scontrata purtroppo con questo pregiudizio e quindi ho detto no, non è questo, non è il messaggio che noi vogliamo veicolare. Il messaggio che noi vogliamo veicolare è che esiste questa forma di violenza e che dobbiamo dare una dignità. Questo per quanto mi riguarda vale anche per tutte le altre forme di violenza, per quanto mi riguarda vale anche per il bullismo, per esempio, che è un'altra grandissima forma di violenza in cui noi abbiamo parlato di violenza nella coppia poco fa, abbiamo accennato delle differenze tra uomo e donna, le riscontriamo uguali nel bullismo, quindi con i ragazzi anche questo è un altro argomento e non è tanto distante, cioè il punto è dare un valore, dare una dignità a tutte queste forme di violenza, perché esistono ed è giusto poterne parlare, è giusto poter dare uno spazio. Almeno questo è il mio pensiero, è quello che cerchiamo di fare. Volete aggiungere qualcosa? C'è qualche domanda da parte del pubblico? Ci ringraziano per il lavoro che stiamo facendo. Ok, qui abbiamo un'altra persona che cerca di fare attivismo in questo campo, ok? E gli ostacoli infatti ci sono, e quello un po' condividono questo pensiero. Dico, è davvero confortante vedere dei professionisti parlarne in modo pulito e scevro da ideologie, che purtroppo ormai, diciamo, sono, insomma, sono dilaganti. Qui poi dicono il problema è anche il business che si c'era dietro la violenza. Sicuramente. La violenza è violenza e non ha genere, ed è un po' quello che vogliamo anche dire noi, la violenza è violenza, non ha genere, cioè il punto è dare uno spazio per poterne parlare e anche per poter aiutare quelle persone che hanno bisogno di chiedere aiuto, a chiedere aiuto effettivamente, dare questo spazio. Ok. Insomma, c'è Sanremo, però il nostro piccolo pezzettino lo stiamo facendo, qualcuno che ha voluto. Anche il fatto che rimane, va bene, nel senso comunque questa poi verrà condivisa giusto su... Sì, no, sarà no? Su YouTube e poi rimarrà anche su Facebook, quindi chi vorrà poi vederla. Già mi hanno chiesto se c'è qualcuno che sta facendo proprio una tesi su questo argomento, infatti nella chat mi è stato chiesto, ho detto rimarrà su internet. Ok, va bene. Se quella ragazza che sta facendo la tesi poi mi scrive un messaggio sulla mia pagina Facebook, se ha bisogno posso inviargli dei documenti, insomma delle ricerche, perché so che si fa tanta difficoltà per esperienza personale. Ecco, Antonio chiamato in causa. Allora, Antonio, puoi contattare Glenda, puoi contattare ovviamente anche noi, siamo disponibili. E poi diciamo che con questa idea che ci è venuta di fare le dirette, in realtà si sta creando un effetto a catena, nel senso che per fortuna questo sta creando una piccola comunità, quindi ci stanno contattando anche altri professionisti che si occupano della tematica e quindi si sta creando un po' una rete. E questo insomma ti può aiutare anche per la tua tesi eventualmente. C'è un altro messaggio, vediamo un po'. Ah, ha avuto modo di consultare due dei testi di Glenda e quindi penso che ti contatterà proprio in privato. Perfetto, sì. Perfetto. Va bene, se non ci sono altre domande, noi non vi teniamo per troppo tempo, non facciamo notte. Ok.
Allora, secondo la vostra opinione, ha più senso per ridurre l'effetto della violenza? È più utile ridurre l'effetto dei ruoli di genere o fare educazione sull'empatia e sul coping? Per me la seconda. Fare educazione. Sono d'accordo. Esatto. A dubbio. Perché d'accordo, Martina. Ci tengo a precisare questo concetto, che i motivi nell'agito violento per quanto riguarda la coppia rimane lo stesso, cioè sempre una questione di dominio e potere, sia quando è la donna a commettere violenza sull'uomo che viceversa. Infatti i fenomeni non sono, le situazioni non sono diverse, parliamo di persone, cioè sono diverse ma non lo sono, nel senso che per quanto mi riguarda parliamo di persone che hanno bisogno di un supporto perché si ritrovano in grave difficoltà, che siano donne, che siano uomini. Quindi no, perché siccome appunto il femminismo ci dice, e anche questi uomini vengono comunque poi, tra virgolette, passatemi il termine, curati, sempre secondo una visione secondo il quale si commette violenza perché si è figli della cultura patriarcale e quindi si tende a considerare la donna come un oggetto di proprietà, insomma. Però non è in realtà esaustiva come motivazione, perché non possono allo stesso tempo esserci donne che con lo stesso tipo di motivazione appunto commettono violenza sul partner, proprio perché non riescono ad accettare la perdita della persona amata, perché non si sentono di vivere senza di lui, quindi o con me o con nessun altro. Bisogna proprio parlarne, cioè dobbiamo proprio cercare di più possibile di creare uno spazio. Sono contenta perché nonostante siano le 9, le 10 a questo punto di venerdì con Sanremo, ci sono delle persone che sono interessate, e questo dà a seguire queste dirette, e questo quindi ci dà ancora di più l'idea che evidentemente va fatto, questo lavoro va fatto, bisogna andare avanti. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Dice: la cosa bella di questa diretta è che a parlare di violenza femminile siate proprio voi donne. Che anche questo è, come dire, significativo. Come mai ce ne occupiamo? Perché poi effettivamente, almeno in ambito clinico, questo c'è, questo lo vediamo molto. Ok, le lotte di potere scaturiscono anche dal cercare di allinearsi ai ruoli di genere. Secondo me sarebbe importante lavorare su entrambi i fronti. E sui ruoli di genere, diciamo che forse la prima diretta che noi abbiamo fatto era proprio sui pregiudizi, su quello che poi è un altro tassello importante, perché fa parte della nostra cultura e si fa un po' fatica anche rispetto alla richiesta di aiuto, lo diceva poco fa Martina, no? Martina, è un po' fatica a chiedere aiuto perché ci sono dei ruoli di genere che sono molto rigidi. Sono quindi molto rigidi anche perché la forma di violenza è diversa, per cui al di là del ruolo di genere, è proprio la forma di violenza che è diversa. Quindi anche da questo deriva la difficoltà. A poter chiedere aiuto. Sì. Va bene, ok. Allora, noi vi invitiamo, se volete, a contattarci anche nelle nostre pagine. Il video rimarrà comunque online. Organizzeremo un'altra diretta, poi nella pagina dell'associazione condivideremo il titolo della prossima diretta e anche l'altro professionista, l'altro ospite che avremo, a sorpresa. Va bene. Buona serata a tutti. Grazie. Glenda, grazie. Grazie Glenda di aver accettato il nostro invito. Con piacere, no, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.